Salve gente, bentornati a Let's Replay Pokémon Nero, sono LBN e l'ultima volta abbiamo catturato il quarto membro fisso del nostro team, Watt, che ora è uno stupendo Joltik a livello 32, con Evol Condensa, visto che è un po' fragile e di livello un po' inferiore agli altri, livello 32. Statistiche sono queste, 49 attacco speciale, 57 difesa, insetto occhi. E queste sono le sue mosse. Gli ho insegnato Invertivolt, che è l'MT che mi ha dato Camellia. Aveva già Coleomorso di suo, e anche Elettrotela, e ha imparato Energy Sfera. Per chi non sapesse cosa fanno, Invertivolt l'ho già spiegato, è come Retromarcia, solo che è elettro speciale, coleomorso, 60 fisico, coleottero, ruba la bacca all'avversario. Elettrotela è una versione elettro di vento gelato, riduce la velocità e infligge danni speciale. Energisfera è la versione speciale inversa di Veloxpalla. Veloxpalla infligge danni, molti danni ai nemici veloci, mentre Energisfera infligge molti danni ai nemici più lenti di chi la usa. E visto che il mio Joltik è molto rapido e con Elettrotela può ridurre la velocità degli avversari, non è male come mossa. E ho provato a dargli ritorno, ma visto che non ha molto attacco non è molto... non ne vale molto la pena secondo me. Quindi per ora dovrà accontentarsi delle mosse coleottero e elettro che ha, e più avanti magari imparare qualche nuovo tipo di mossa. Ma ora sono happy, l'ho allenato, gli ho dato le caramelle rare che avevo per velocizzare un po' il procedimento. E ora ci avventureremo un po' più in profondità in questa grotta. Lì sotto c'è qualcosa. Ehi! No, chi c'è? Bell! Andrea, senti! Se spingi le rocce fluttuanti, si muovono! Giusto, professoressa Aralia? Oh, c'è la professoressa! Esatto, come va, Andrea? Come al solito, questo luogo è saturo di elettricità, come piace tanto ai Pokémon. Per questo alcune rocce eccessivamente cariche reagiscono fluttuando nell'aria. Ad ogni modo, non tutte le rocce possono essere spostate. Mio padre mi ha chiesto di fare delle ricerche su Klink, un Pokémon simile a piccoli ingranaggi. Visto che mi occupo dell'origine dei Pokémon, mi ha affibbiato anche quest'altro compito. Un po' se ne approfitta, ma a dire il vero, a me piace molto studiare. Ah, Andrea, prendi questo prima che mi dimentichi. Yeee, Fortunuovo! Se me l'avessi dato prima... Se dai Fortunuovo ad un Pokémon, aumenterà un po' i punti esperienza a fine lotta. Se i Pokémon si rafforzano, ti sarà più facile completare il Pokédex. Nice. Tutto qua? Bene. Grazie del Fortunuovo. Che strumento? Non se ne parla. Oh, c'è qualcosa che si muove lì. Qua sotto c'è qualche strumento. Ho attivato un... Ok. Ok, Bijou Drago. I bijou aumentano la potenza di mosse di un certo tipo per una volta sola, però. E in teoria quasi tutte le rocce fluttuanti si possono spostare, ma dovete sempre spingerle verso una roccia più grande, perché si spostano per magnetismo e non per mistiche forze dell'atmosfera. Antiparalisi. Oh, repellente. Quanti ne ho? Sette. Anche dei super repellenti però da qualche parte, quindi va bene anche se dovessi finirli. Ah, oggetto lì. No, c'è un fantallenatore anche lì. Curaball! Ah, affronto prima lui o... Ok, whatever. Come on, man! Voglio metterti alla prova per vedere se meriti di sfidare la Lega Pokémon. È un po' presto! Wow, errore schermo. Giampaolo! Cronarken! Abbiamo già incontrato Arken? Non sono sicuro, ma... però è roccia volante, quindi... potresti darmi problemi, caro mio. Facciamo un Invertivolt. Energisfera non è abbastanza perché è abbastanza rapido Arken. È 31 anche. Elettrotela, vai!
Per fortuna Arcanine ha una sorta di handicap, ossia se gli scende sotto la metà la vita, gli scende, gli si dimezzano anche le statistiche offensive. Quindi buon per me. Non so, energisfera per finirlo. Ai ai ai. Ah già, sono elettro, quindi le mosse volanti non mi fanno una mazza. No, ok. Se non avessi avuto evolcondenza mi avrebbe fatto male comunque. Ma vabbè. Nice. C'è poco da esaminare, le tue qualità sono innegabili. È un po' presto per valutare le mie qualità per la Lega, man. Ok, di qua non va. Ah, ok. Di lì. Oh, sorry. Spingerlo di lì. E questa non posso spingerlo da nessuna parte. Qua c'è qualcosa. Qua sì. Elisir. Bueno. C'è qualcosa di là anche. A volte ci sono anche strumenti nei muri, nelle grotte. Una cosa che non succedeva di solito nel nelle altre versioni. Sto parlando piano. Ok, giù da qua c'è questo scienziato. Le rocce di questa grotta producono energia elettrica. Grazie ad essa mi sento super energico. Buon per te, man. Fabiolo. Fabiolo. Con Clink. Bene, Pokémon elettro non sono un problema. Sì, elettro. Pokémon acciaio. Non sono un problema. Attacco X. Usiamo la combo elettro-tela-energisfera. Non dovrei avere problemi neanche contro di Tech Link. Energisfera, anche perché non sei molto rapido, vero? My friend. Yeah. Bravo. Brava, what? Una scarica elettrica! Ho perso l'accento mentre combattevamo, a quanto pare. Ok, qua. Cautela. Di qua. Nice. Revitalizzante! Dove posso andare? Ah, va di qua, ok. Ah, ho capito. Man, questi repellenti normali durano poco. Soprattutto se si va di corsa. Cosa c'è adesso? Ah, cosa volete? Lasciatemi stare. Ciao, hai trovato qualcosa? Io ho quasi finito di raccogliere i dati di cui avevo bisogno. Questa cava esiste dall'antichità, ma la prima testimonianza della presenza di Clink risale a 100 anni fa. Non c'è alcuna traccia prima di allora. Ma certo, possiamo concludere che Clink è comparso all'improvviso 100 anni fa. Da dove vengono i Pokémon e dove vanno? Se riuscissimo a scoprirlo, rinsalderemo ancora di più il nostro legame con loro. Ne sono sicura. Senti, Andrei, i Pokémon sono creature proprio misteriose. Perché esseri così meravigliosi accettano di stare in nostra compagnia? Non lo so. Perché li proteggiamo da... dai pericoli della vita selvaggia? Non lo so. C'è qualcosa lì? No. Sarà il piano di sotto? C'è un piano di sotto, vero? E qui? Tu? Ah, sono un avventuriero che vaga in questa cava. Ti insegnerò quanto dura sia la vita. E quanto ardue siano le lotte di Pokémon. Speriamo non troppo. Glom. Durante. Oh no, Baldur. Ai ai ai. Joltik. What? Pensi di farcela? Proviamola. Elettrotela, tanto. Oh, phew. Ok. Questo cede senza problemi. Elettrotela perché tanto non posso mandarlo che poi in un colpo Baldur. Anche volendo. Si dovrei avere qualcuno con un'abilità che. Come si chiama? Rompiforma? Sì. Girder. Altri Pokémon evoluti? Non potete nulla? Io ho una pulce elettrica. Yeah. Colpo basso.
Come fai a fare un colpo basso a una pulce così piccola? Ci devi proprio abbassarti per darmi un colpo basso. Bye bye, Girdor! Yay! Epic What? Le lotte e le scalate non sono molto diverse, entrambe... Ma chi pensa di leggere quelle cose? Se lo spingo di là? Non posso. Ok. Quindi... Oh, repellente! A meno che lo strumento non sia qua, no. Ok, devo passare su questo micro ponte. Oh no! Altri ninja! Di qua! Di qua! Più avanti ci sono delle scale. Lì ti aspetta il Team Plasma. Ah, diamine questi poche ninja. Iperpozione. Ah! Oh, oh. Professoressa, salve. Mi piace questo luogo pieno di stimolanti scariche elettriche. I strani gusti. Miss Diletta. Oh, capisco tutto dal tuo nome. Ma oh, un altro clink. Aralia, non sei l'unica che li studia. E probabilmente non sei l'unica che fa affermazioni del Capitano Ovvio su di loro. Questo mi porterà a livello 33, penso. Bzzap! Nice. Sfortunatamente ha pochi PP e Energy Sfera. Quindi dovrò aumentarli con... con qualche Etereo Elisir se li perdo. Bueno. Giochiamocela bene questa. Spingiamo quello sotto. Per poter passare di qua. Ferro! E c'è altro? No. Però c'è il piano di sotto. È l'unico luogo dove ho... No, il repellente. Ok, andiamo al piano di sotto. Ok, piano di sotto... Sembra che ci sono dei Pokémon... dei Pokémon diversi, ma non sono sicuro. Sì, c'è un Pokémon che si trova solo a questo piano, se non erro. Oh, salve. Ciao, io sono il maggiore dei fratelli con le pepite. E io invece sono il minore dei fratelli con le pepite. Complimenti, arrivare fin qui non è da tutti, tieni, meriti un regalo. Ah, sono i due che sono scappati dal manicomio. Anche da parte mia, pepita! Pepitiamo pepitosissimamente, pepite. Oh, what? Oh, bijou! Bijou terra, ok. Thank you. Oh, così tante strade, così poco tempo. Andiamo dal medico. Il dottor Medici. Se vuoi posso rimettere in sesto la tua squadra di Pokémon, ma prima, se non ti dispiace, lottiamo! Come se un becchino arrivasse lì e ti dice... ti ammazzo, ma tranquillo, dopo ti seppellisco. Gratis. Oh, Swadloon. Ne affrontati un po' nella fase di allenamento di questo... di questa piccola peste. Masticalo. Ormai sarà dura. Oh, beh, non male. Andiamo in confronto al suo quanto fa. Wow. Grazie, Volcondenza. Gnam 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 gnam. Nice. Come promesso, ora rimetto in sesto la tua squadra. Thank you. Tra un po' comincia. Un medico come me è disposto ad andare dovunque per curare chi ne ha bisogno. Buon per te. E lì c'è il Team Plasma. Repellente. Magari qua è una di quelle situazioni dove il tesoro nel muro, no? Prima andiamo su di qua. Ah, Bijou può aspettare. Non è obbligatorio.
Lì c'è uno strumento. Dov'è? Qua? Nel muro? No, non è nel muro. Mi sa che nel muro ce n'è alla fine solo uno o due, perché... ok, andiamo dal Team Plasma. Se non sbaglio è qua che... che mi si è fermato tutto l'ultima volta. Con la battaglia contro uno di questi. Però purtroppo non oso salvare ora perché... come dire... e se dovessi salvare poi perdo il video... perdereste tutta una parte. Andiamo. Come on, non ho paura del Team Plasma. Non mi farai congelare di nuovo il computer. Ehi, tu, sei qui per conto di qualcun altro, vero? Se vinci ti svelerò un segreto. La password la so già, è Code Eradicate. Ah, non era quella? Musica epica, here we go. Sandile. Bene, Watt, è tempo di fare un po' di strage. E non strage di cuori. Strage di coccodrilli. Anche se natura timida. Scraggy. Come on, Scraggy. Fammi vedere cosa sai fare. Ok, gli faccio danno neutro con Coleo Morso, quindi andiamo con mosse speciali. Perché Scraggy mi pare che ha una difesa abbastanza buona. Nice. Bullo. Sheesh, Scraggy. Sei arrabbiato perché ho preso Mr. Norris nel team invece di te. Energy Sfera. Oh yeah. Bravissimo, Watt. Bravissima. L'unica lady del team. Watchog. È lui che mi ha bloccato il gioco. Ora cambio con Mr. Norris per evitare problemi con la confusione. Sbang. Se non era questo Watchog, era quello del prossimo allenatore. Se ne ha uno. Ok, sconfiggiamolo. Wit, sbang. Ma penso che fosse una situazione particolare l'ultima volta. Non pensavo proprio di perdere. È perché stavo registrando da un'ora intera, quindi è comprensibile che mi fosse partito tutto. Ho registrato troppo. Ok, go! Sotto al prossimo, dai, Team Plasma. Se vinco io lascerai liberi i tuoi Pokémon. Ma col cavolo. Se vinci tu probabilmente tornerò al centro medico e... verrò qua per la rivincita. Seguace, Team Plasma. Scraggy. Questo è un déjà vu. Di pochi minuti fa. Elettrotela se usi bullo sei un copione. Copione. Oh, rivincita. Ai ai ai. Wow. Si è fatto male in effetti. Energisfera. Bluah. Non uso Invertivolt perché non voglio ridurre i punti esperienza che riceve Joltik. Plasma, che umiliazione! Cosa sei, l'ultimo tu? No, ne vedo un altro già. Here we go! Here I go! I Pokémon che vivono qui nella cava pietra elettrica sono bellissimi! E la bellezza è la bellezza della libertà. Pokémon liberi sono più belli. Ok. Trubbish! Vedo che il tuo è bellissimo. Beh, non è libero. Vuol dire che tutti i Pokémon non liberi diventano Trubbish? Difesa speciale quanta ne ha questo coso? Abbastanza, vero? Ok. Meno del previsto. Adesso ne ha un po' di più. Energy Sfera, quella spazzatura vagante. Yeah. Lipard. Finalmente qualcuno con cui confrontarsi in fatto di velocità. Vabbè, farà bruciapelo il primo turno, quindi tanto vale. Ouchies. Ah, è un brutto colpo, era, ok. Gnam. Oh yeah, guarda lì quel leopardo.
masticato a dovere. Sono la pulce del tuo gatto. Zap. E credo sia un level up questo. Yes, 34. Signoraggio! Awesome, signoraggio! Vai, colomorso. Ora anche una mossa di coleottero speciale. Sono inarrestabile. Wow, ci voglio dire plasma! Nice. Ok, Watt, hai fatto un gran bel lavoro. Prenditi un po' di pausa. Ora è il turno di Mr. Norris. Di devastare tutto quanto! Ah, tu sei l'allenatore che preoccupa N! N comunque si chiama Natural Harmonia Gropius. Come suo padre Gechis. Natural nel senso di numero naturale. Che è un po' fissato con i numeri. Non so quanto tempo fa l'hanno rivelato. Un mese, due mesi fa? Fossa sulla spazzatura. Questo non vuol dire che dobbiate sotterrare la vostra spazzatura. Buttatela dove è giusto buttarla. Sbang. Un altro Trubbish. Odio quando la gente, quando gli allenatori hanno due dello stesso Pokémon, perché boh, costringe praticamente a ripetere la stessa mossa di prima e non è sempre appagante. Preferisco gli allenatori con dei team un po' vari. Trap. Devi essere la versione plasma di Miss Time Pool. Mr. Trubbish o Miss Trubbish, non ho visto il tuo genere. Sbang! Shoryuken da sottoterra. Nice, 35. Ma allora tu non sei della stessa pasta degli altri allenatori? No, sono pasta di prima classe. Sono pasta delle lasagne della mamma. Ok, Leo, it's time to fight. Lotta con me, che sono del Team Plasma. Ma è proprio vero che sono dei capitano ovvio di Anne. Watchog. Ok, Watchog. Sarà ancora la guerra degli sgranocchi tra te e Leo. Om nom nommalo. Oh. Ho visto la tua ipnosi, Watchog. Oh, bye bye. Leo wins. Fatality. Sandile? Oh, Caribio, mi spiace per te. E non ha nemmeno prepotenza. Wow, Turtle Power! Io sono del Team Plasma. Ma Cribbio! Cos'è il credo del Team Plasma? Io giuro solennemente su Gechis e su tutto ciò che è Plasma che io sono del Team Plasma e non credo in nessun altro Plasma al di fuori del Team Plasma. Pietra Tuono per far evolvere un Pokémon che non abbiamo ancora incontrato e che probabilmente non incontreremo mai. Perché è il Pokémon selvatico che si trova solo in questo piano. O in quello sotto. C'è un piano anche sotto? Wow. Ok. Come siamo messi a livelli qua? Oh, Jesus. Non avevo ricerca strumenti attivato. Man. Oh, Cribbio. Speriamo di non aver mancato troppa roba. Repellente adesso. E poi c'è lì anche una roba. Oh, mamma mia. E ho finito il repellente. Oh, no. Dove sono i super che ho preso? Super repel. Quanti ne ho? 10. Bene. Il doppio di un repellente normale. Quindi è come averne 20.
Ok, non stiamo qua a spiegare queste cose. Ok, dammi un bijou, spero che non sia... Ok, pietre... Wow, anche le pietre danno, non lo sapevo. Beh, cosa ho preso? Quella di prima per cosa? Fatti sotto, seguacessa. Il desiderio del Team Plasma. Ecco una cosa che non ti riguarda. Liberare tutti i Pokémon? Non l'avete già detto abbastanza? Come il Team Rocket, bla bla, noi ruberemo i Pokémon. Come il Team... tutti i team. Oh, vogliamo il Pokémon della leggenda, vogliamo sommergere il mondo, fare più terra, fare più acqua, fare... dipingere la Mona Lisa sulla luna. Vai, battiterra. Perché ho usato battiterra? Sarò comunque più veloce di questa cosa. Oh. Whatever. Acqua getto. Potenza è uguale a quella di battiterra. Inseguimento. Oh no. Che pena, man. Questo Team Plasma. Team Fail. Ma com'è possibile? Sei troppo forte. Uffa. Era una, vero? Una seguacessa. Parola inventata. Si può salire di qua. E di lì si scende. Poi c'è ancora una strada che va a sinistra. Dio. Fammi vedere la tua forza, allenatore dei Pokémon. La mia forza? Portami un mazzo da spingere. sparatemi. Scusatemi, mi tiro una sberla per questa battuta. Ecco fatto, tre sberle. Microfono, ci sei? Bene. Acqua getto, siamo ancora a 34. Però sono 27 minuti. Mi sa che non finiremo di esplorare la grotta in questo livello. Ok, chi è che mi aveva detto che era un labirinto e avevo detto di no? Mi pento di tutto quello che ho detto. Sgranocchialo. La magia dell'ipnosi ti ha abbandonato, Watcho? Ok, Super Zanna. Hai sempre le tue mosse di riserva. Brutta mangusta. Bing. Leo 35. Maledizione. Perché no, maledizione. Batti terra. È l'unica che posso recuperare, credo. E che non mi... Sì, mi serve contro i Pokémon elettro, ma... Vabbè. Capisco, sei abile con i Pokémon. E ora dove vado? Si può anche andare di lì. Ah no, lì è dove sono venuto. Allora... Allora... No, fermati un attimo. Ok. Leo... What? Ok. What? No, man. Troppe cose da fare. Calma. Allora, ordiniamo questi ragazzuoli. Perfetto. Ci saranno presto molti cambiamenti nel team. Bene, andiamo su prima allora. Questa è l'uscita. Oh, Jesus! Che posto è questo? Lì c'è un allenatore. Dove sono? Lì c'è un allenatore! Oh mio Dio! Prima finiamo la cosa del Team Plasma, se è possibile. Sotto? Team Plasma! Wee-hoo! Qui c'è un'allenatrice che non c'entra un accidente col Team Plasma. What the fuck? Non capisco più niente. Ok, sfidami. Vengo spesso in questa cava percorsa dalla corrente elettrica per allenare i miei Pokémon. Ok, dopo di te penso che farò pausa perché non sto più capendo dove sono. C'è una strada che non ho intrapreso prima che non vorrei aver perso. Clizia. Ok, Clizia. Oh no, terra. Il mio nemico principale. Vediamo come se la cava con il suo nuovo signoraggio. La cara Watt. Signoraggio. Oh,
Oh, mica male direi. Brava Watt. I love you. Anche il signor Raggio era un'esclusiva una volta e adesso ce l'hanno tutti e le loro madri. Una volta era esclusiva di Volbeat, se non erro. No, ma sono contento che l'abbiano più Pokémon perché è davvero una mossa utile. Anche se adesso come... Oh, mamma mia! Anche se stavo dicendo adesso come alternativa speciale... Ronzio è meglio, però comunque... In assenza di quello. Ok, per favore... Ok. Ok, finiamola qua, Zebstrike, perché non mi piace dove sta andando. Perché stai usando mosse a caso, Zebstrike? Una zebra elettrica non dovrebbe perdere da un Joltik. Soprattutto se hai nitrocarica. Yeah! L'elettricità scorre e io sono fritta. Beh, sarai anche fritta, ma io ti dico che... A meno che non c'è uno strumento qua subito... No, no. Salvo qua, continueremo la prossima volta con la cava pietra elettrica e spero di uscirne. C'è ancora qualche allenatore, qualche strada che non abbiamo intrapreso, ma comunque. Grazie mille dell'attenzione. Ci si becca la prossima volta. Se sto ancora tenendo la schedule come al solito, sarà tra 4 giorni. 3 giorni. Boh, ciao, bye.